Benvenuti in un nuovo vlog. Oggi, raga, siamo a Los Angeles. Così, piu, 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 un giorno in Marocco, un giorno in Italia, un giorno in Los Angeles. Eccoci qua. In realtà, sono le 5, quasi 5:50 del mattino, perché ovviamente col jet lag e tutto non siamo riusciti ancora a stabilizzarci. Siamo arrivati ieri per l'ora di pranzo, ma ho voluto iniziare il vlog oggi perché ho detto dai, ci stabiliamo un attimo, capiamo. Siamo andati a letto alle 18, ci siamo svegliati lui a mezzanotte, io alle 3 del mattino, quindi proprio abbiamo iniziato malissimo col jet lag, speriamo nei prossimi giorni di riprenderci. E ho detto, dai, stamattina per rigenerarmi, visto che ieri sera letteralmente dopo che abbiamo fatto la spesa non ci siamo lavati, siamo andati nel letto degli ospiti perché abbiamo due letti, dopo vi faccio un tour comunque. E Un io ho tour con la casa dormito, disordinata. disordinata, beh, ho dormito nel divano, a una certa mi dico, ma cosa ci faccio qua? E vado a dormire nel letto con Riccardo. Quindi fatto sta che abbiamo dormito veramente malissimo in aereo e quindi eravamo stanchissimi. Stamattina ho detto vabbè faccio la doccia, la piastra non funziona. Cioè letteralmente io con i capelli così, che non Vabbè, posso non sono neanche piastrarli. brutti, dai. Beh, brutti un parolone. E mi vedete sfumare il fondotinta con il pennello perché ho dimenticato le beauty blender. Quindi dovrò anche comprarmi delle spugnette assolutamente perché sennò non so come truccarmi. Visto che non applico mai fondotinta e cose. Con pennelli, anche perché non ho portato i pennelli adatti. Vabbè, fatto sta che oggi comunque vogliamo approfittare, visto che è molto presto, per andare a San Diego. Che effettivamente mi ha sempre ispirato un sacco, ma non siamo. Non ci avevo mai pensato di andare, proprio perché è abbastanza lontano da Los Angeles, sono circa 2 ore. E quindi niente, adesso mi sbrigo così riusciamo a farci queste escursioncine un po' diverse dal solito. Poi nei prossimi giorni ovviamente visiteremo tutte le classiche zone di Los Angeles che ci piacciono tanto. Continuo Possiamo il andare al celebre Zoo di make-up. San Diego? Celebre? Zoo di San Diego. Ma come sono tenuti gli animali? In maniera carina o? Costa $67 entrare. Perché lo Zoo che so che. ospita giraffe, koala, scimmie. Ma la scimmia ce l'ho già. Qua vicino a Make-up terminato, eccoci qua e ora partiamo per San Diego, piccolo spoiler della casa. Questa è la casina da fuori, super carina, bianca, con un bel giardinetto davanti, però. Questa è la zona, super residenziale, ci sono tutte le casette, quella sembra un po' antica. E questo è il nostro bolide, sì, è un po' nuvoloso. Devo dire, sono troppo contenta di essere qui. Vi giuro, cioè, è il mio posto preferito nel mondo. E in più era dal 2019 che non venivamo. E sembra, cioè, passata veramente una vita. Invece sono pochi anni, però non vedevo letteralmente l'ora. Poi fa freschetto, quindi per ora ho la felpa. Poi vi faccio vedere l'outfit che ho pensato per San Diego, che è molto easy, ma carino. Amo questi nuovi pantaloni che ho preso da Bershka. Eccolo, il guidatore. Siamo anche matchy matchy. Sei carico? Quindi facciamo prima tappa Newport Beach, Se è prima di San sì, Diego, sì. sulla strada. Ok, dopo così facciamo una seconda colazione lì e poi andiamo a San Diego. E facciamo la terza. E terza. 6:45 e c'è ancora tutta questa gente. Figuratevi nell'ora di punta. Però è bellissima, posso Sì, dirlo. ti mette È proprio veramente pace. pazzesca. Tutto così grande. Comunque io non ho ancora realizzato che siamo veramente qua. Cioè, mi sembra tutto così assurdo che ieri siamo partiti e oggi Comunque, siamo per qua. fare un confronto benzina, qua ci sono i galloni e un gallone costa Beh, sicuramente 4,89 tutti se lo stavano chiedendo. e sono 3,78 litri. Bene. Carino. No, ma qua è Ulta, ma siamo attaccati all'Ulta. Io di solito ero sempre distantissimo da quell'Ulta, ce l'avevamo attaccato. Assolutamente, prossime tappe, Ulta, Sephora. Arrivati amici! Ma che carina! Sembra di Spingiamo lì essere sulla in destra. un film, guarda! Spingiamo qua. Sì. Ma la pace, raga!
prego signorina, salga. Ci siamo accorti che non è il posto giusto, cioè siamo sempre a Newport. Non riesco a dirlo, Newport. Ma è tutto chiuso, i baretti, cose, quindi andiamo più nel centro. Vabbè raga, guardate questa zona con tutte queste casette super americane, loro fieri con la loro bandiera. Sono tenuti benissimo. Sì, devo dire che... c'è pure i giardinetti. Tutti tengono proprio bene. Eccolo, Galley Caffè. Già profumo di caffè. Di fritto. Infatti è pieno dentro, visto che sarà l'unico aperto a quest'ora. Facciamo una colazione americana. Ovviamente ho chiesto un bellissimo latte e me l'ha portato. Sbaglio sempre con cuore, gli ho chiesto anche del latte caldo, invece non fino in forma penso al succo arancio. E non si sbaglia. Guardate quanto è americano questo posto. Welcome. Sei contento? Molto. Mi sento molto mia nonna. Cake con il cioccolato. In teoria? Sì, il cioccolato. E poi abbiamo l'omelette con i pomodorini. Facciamo metà, giusto? Sì. Sì, sono proprio gocce di cioccolato. Però è morbidissimo la pasta delle pancake. Si vede bene, c'è un po' buio. Ora assaggio l'omelette, che dentro ha bacon e il formaggio, quindi proprio American style. Riccardo ha detto che era buono. Sì, non è male. Non capisco perché mettono anche il pane, perché è veramente super saporito. Salatissimo, più che altro. La dépendance dove dormiva Ryan non fa parte della casa dei coppi. Amici, siamo arrivati al centro commerciale. Dove stai andando? Non seguo le persone, capisco dove vanno. Macy's, se non è quello che c'era a New York? Sì, comunque siamo qui perché, vabbè, non è una bellissima giornata, ma abbiamo deciso di venire qua perché in realtà volevamo un attimo studiare meglio San Diego, capire le zone un pochino più carine, e intanto andiamo da Skims, questi negozi che mi piacciono tanto, e compro le famose spugnette che ho dimenticato. Gigante, raga, letteralmente. Santo sede, presto torneremo da te. Guarda che grande che è. È gigante. Prima che rompino deve andare in bagno, però. Qua c'è Salorán, Prada, Dior, che belli. Comunque posso dire il marmo sovrana. Guarda anche Dior, Prada, tutto marmo. Hai visto? Devo fare la foto della mia palette qua. Okay, siamo entrati qui, che dovrebbe essere appunto dove troveremo Skims. E però l'abbiamo trovato Good America, che è il brand di sua sorella Chloe. Ci sono tipo questi simili leggings. Altri jeans super attillati. Niente, c'è la musica, non posso parlare. Avevamo fatto una sfida per chi lo trovava prima. L'ha trovato prima Riccardo. Però almeno l'ha trovato, quindi top. Eccolo. Eccolo. I vestiti che volevo. Tanto intimo e pochi vestiti. Tutti i reggiseni sono ottimi come body. Alla fine provo solo due vestiti perché l'intimo non è... cioè ce l'ho già. Vediamo come mi stanno. Beh, possiamo dire che il punto di vita lo segna benissimo, ma anche tantissimo lip dips. Bello. È lungo. Very lungo, arriva letteralmente alle caviglie. Sapete che non me lo immaginavo che aveva le costine? Pensavo fosse liscio, invece ha le costine. Però strafigo. Allora, questo è quello grigio a maniche lunghe. Segna un pochino di più ovviamente la pancia, però è molto bello. Poi, posso dire, le maniche lunghe mi piacciono assai. Forse però è meglio quello nero. Entriamo, santa sede. Ma intanto c'è Tasha, che dobbiamo assolutamente prendermi per mia mamma. Capite la grandezza? Makeup Street, Tonic London. Makeup Adari. Questo è il mio nuovo fumatinta preferito. Questi raga sono la vita. Io li prendo tutti. Biscuiti. Adoro. Questi sono la novità. Oh my god. Adesso li proviamo. Ci sono due cose in croce di Patrick. Poverino. Qua abbiamo anche Danessa. Volevo stare a provare i suoi pigmenti. Qui a Outlabs abbiamo un sacco di prodotti. Questi sono i blush nuovi, che mi ricordano un sacco Sweet e Chic, morta.
penso che prenderò una matita. Anche questi mi ispirano, questi qua erano strabelli, però qua ci sono colori che non utilizzo tanto. Ah, le matite colorate qua. Buona Stefania. Non sai che sia. Però non so perché non mi ispira tanto. Cioè sono molto tamarrini perché. Insomma poi comunque si lasciano qua aperti tutto il tempo. Si rovinano, sì. Rare Beauty, Huda, Sephora. Ah, c'è anche Glossier. Non vedi? Ah, il profumo, questo era buono, cambia in base alla persona. Anche One Size, sì, amici, sì. Io che divento povera. Anche la Mist mi ispirava un sacco, super waterproof e tutto. Quello invece è per struccarsi. Interessante. Questo è lo stick bronzer che uso sempre Meredith. Peccato che non c'è il mio colore, è venuto sempre tutto malissimo. Cioè guardate come sono messe le cose. Uno schifo, tutto distrutto. Vediamo se c'è lo stand intero. Ah, questo. Anche questo volevo provare. No, c'è troppa roba, raga, c'è troppa roba. No, raga, voi non avete capito, cioè ci si perde qui dentro. È troppo grande. C'è di tutto. Abbiamo Danessa, KVD. Questi volevo anche provare. Oh my god! E i primi $250 sborsati. Tanta! E non ho neanche trovato tutto, fate voi. Ora si è fatta l'una, quindi penso proprio che andremo a mangiare. Però vorrei andare a San Diego, non mangiare qua al centro commerciale. Quindi forse il nostro giretto è già terminato. Raga, vi giuro, è passato super in fretta il tempo. E vabbè, quando entri da Sephora tipo ci rimani le ore. Quindi a questo punto, bello tutto, però non abbiamo visto praticamente niente. Però non ha senso che andiamo via se dopo vedere altri negozi? Cioè dipende se ti interessano gli altri negozi, che non li ritorno non qua. Lo so nemmeno io se mi interessano, abbiamo visto un quarto secondo me del posto. Mangeremo da Panda Express, che Riccardo ha detto è molto buono, eh sì. Io non l'ho mai provato, dicono che sia buono. Anche gli udon, paste. Molto espresse, come dice il nome. Allora, alla fine ho preso riso e questo pollo con zucchine. Allora, la cosa che non mi piaceva tanto è che erano troppo frettolosi e non si aveva il tempo di guardare. Poi non c'era scritto cos'era. Ho anche i funghi. Posso dire molto meglio cipolle. Confermo. Confermi, vero? Tutti hanno un sacchettino di sacro in mano. Tutti spendaccioni. Quanti Funko Pop. Vorrei troppo sapere cosa pensano gli americani quando ci sentono parlare in italiano. Chissà com'è sentirci parlare questa lingua sconosciuta per loro. Perché ovviamente non capiscono che siamo italiani. Spesso sembra che pensino che siamo spagnoli e ci parlano in spagnolo. Sto guardando le tazze dei Lakers. Prendiamo un bel tè fresco. Sto bevendo pesca io. Pesca? Eccoli qua. Ovviamente avevano finito una cosa che volevo io, perché sennò non sarei io, però mi hanno messo la doppia porzione di gialli. Ho preso il tè verde al miele. Tra le follie. Vediamo tu. Lui ha preso il tè alla pesca con le boba. Però è bello che si può decidere quanto zucchero mette. Alla fine mi ha messo il ghiaccio, quindi un minimo l'ho messo. Ma mi ha riempito di gialli, veramente. Più buono il mio. Vero? Ultimo negozio, andiamo da Urban per oggi. E poi andiamo via da qui, perché sennò stiamo tutto il giorno qua. In due ho capito che io non posso scegliermi il cibo e le bevande, perché ogni volta sbaglio. Cioè lui... Te lo scelgo io, te lo scelgo io. Me lo devi scegliere lui, perché ogni volta è così. Comunque, eccoci qua da Urban Outfitters. Vediamo cosa c'è di bello. Il solito è più bello. Vabbè, che ce l'abbiamo anche a Melrose, quindi non credo che comprerò qualcosa today, but per dare un'occhiatina ci sta. Sì, vai. Guarda anche tu. Chi è questo ragazzino? Queste felpe mi piacciono sempre un sacco. In realtà, se vi ricordate, anni fa quando ero venuta era un po' diverso lo stile, come dire. Guarda queste pantalonche, sono uguali. Sono simili, tranne là sotto che non sono tutte le righe. Oh, anche quelle sono uguali alle Easy. No, vabbè. Cioè, raga, delusione. Cioè, assurdo come è cambiato negli anni.
Andiamo da Macy's per uscire, no? Sì. Ora andremo nella zona un pochino più, come si può dire, centrale di San Diego, ovvero Gas Lamp. Questa qua. In realtà c'è anche una zona che si chiama Little Italy e mi fa troppo ridere perché dovrebbe esserci una piccola Italia qua a San Diego. Però appunto hanno detto che per il cibo, ovviamente noi che siamo italiani, non ha senso andarci a mangiare. Però è carina da vedere, tipo. Adesso viene a piovere. Sicuro. Però è figo. Diciamo che per i capelli non è il massimo questa cosa, però. Questa canzone è strabella. Sono così i semafori. So che ve lo stavate chiedendo. Morta. Il mio spirito guida di questa vacanza. Vabbè, aspettiamo. Che caruccio. È super americano lui. Ah, qua fanno i gioielli permanenti. Ci facciamo una, un braccialetto attaccato. No, tutte cose per le Crocs. Sto male per le amanti delle Crocs. Ciao. Carine. Eh no, quello non puoi toglierlo, rimane per sempre attaccato al braccio. Queste sono tutte le catenelle. Yeah, ok. And what's the price of these? Però non c'è scritto quanto costa. Basic. Ok, 75,5. Dipende ovviamente dal gioiello. Di qua invece ci sono posti per mangiare, vari ristorantini. Che figo. Cioè giusto due Nike. In base al colore, che figata. Sono quella per Dior. Historic Heart of San Diego. Il cuore storico. Hai capito dove ti porto io? Che strada tranquilla. A Bracchi piacerebbe un sacco. Ah, guarda quanti cagnolini. Lui metto quattro zampe e nel Yorkshire. Eccoci, Little Italy Food Hall. Siamo arrivati. Cosa ci combinano questi sandieghesi? Non nuotare. Carina. Guarda, c'era un pomerania. Che bello. Cagnolone. No vabbè, cioè, mi fa troppo ridere il fatto che ci sono Caffè Italia, Little Italy. Non so come mai, zucchero. Italia. Morta. Andiamo a vedere cos'è. Nonna. Andiamo a vedere cos'è Pop Pops. Pop Pops. Ah, è vero. Una bella camminata. Qui ci sono anche tipo dei piccoli, come si chiamano? Quelli dei pirati. Voglio anche una bici. Servirebbe, vero? Barche dei pirati. Comunque anche Little Italy, diciamo che si poteva bypassare. Abbiamo camminato più di mezz'ora. Per niente. Guarda. Tappa limonatina per rinfrescarci. Ricordo invece ho preso quella con le fragoline. Wow. E in tutto ciò è un pick up Starby. Quindi uno che prendi e vai, non stai seduto. Niente, ora torniamo verso la macchina. Però buona la limonata, eh. Siamo tornati a casa. E ora ci pappiamo questo bel Five Guys. Con. Yes, finendo le puntate della seconda stagione dei Ferragnez, forse. Eccoci, yes. Buon appetito! Buon appetito. Mio. Per non farci mancare niente, guardate cosa abbiamo preso. E abbiamo anche iniziato questa nuova serie perché abbiamo finito le puntate che ci sono per ora dei Ferragnez. My God! Ma se sono tutti uguali... No, li picchio. Non ce li facevano scegliere. Ma quanto sono grosse? Questo perché è così, che brutto. Dai,
Belli, sono giga. Sono bravi. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo giorno. Allora, siccome ieri non vi ho fatto vedere l'home tour che siamo andati in giro per il mondo, oggi vi faccio vedere appunto la casina che abbiamo affittato per questi 10 giorni. Qui abbiamo la porta d'ingresso che dà direttamente sul soggiorno. C'è anche una TV bella bella grande. Comunque appunto questo è il soggiorno, lì si vede direttamente la strada. E ci sono un sacco di piantine, quindi molto happy. Qua abbiamo già fatto casino ovviamente. E poi là c'è la sala da pranzo, che forse è la mia cosa preferita, perché abbiamo un tavolo bellissimo, letteralmente troppo troppo bello. Anche quello specchio, strafigo. Ehi là amici, comoda piantina. Qua abbiamo un mini giardino cute. Io ieri mi ero messa qua per truccarmi. E qua abbiamo un altro angolino cute. E così appunto la vista dalla sala da pranzo. Passando di qua abbiamo la cucina. Magari accendo questa lucina, molto bella. Quindi si guarda la piantina, un microonde giga. E poi questa è la cucina. Questa è la spesa che abbiamo fatto. Questi cereali mi stanno piacendo un sacco. Poi ovviamente ho preso le mie patatine dorate. Queste sono le mie preferite, ma volevo provare anche altre. Quindi ho preso questa box. E Rompino invece ha preso questi cereali e churros. E una cucina easy direi. Un bel frigo, fornino, mi piace questo pavimento ovviamente. Qui abbiamo quadri, cosine. Ok. Di qua c'è la lavanderia. Questa è la camera da letto dove dormiamo. Carina. Poi c'è un altro giardinetto. Apriamo un po' le finestre. Anche qua abbiamo un mega specchio con l'armadio che non abbiamo ancora riempito, però qua c'è un altro specchio. E c'è un tappeto carino carino. Poi di qua andando dall'altra parte abbiamo l'altra, che rumore che fa però il riscaldamento, l'altra camera da letto. Qua abbiamo dormito la prima notte, per quello vedete tutto incasinato, che non avevamo voglia di lavarci dopo l'aereo e con le valigie. E qua andiamo sempre sulla stradina. Carina anche questa stanza, comunque non capisco perché mettono le prese tipo sopra al cielo. Vabbè. E c'è anche questo mobile, un divanetto. E qua c'è un altro armadio dove abbiamo messo una giacca. E infine abbiamo il bagnetto, che è abbastanza piccolino. Qua c'è la vasca. Qua c'è il lavandino, dove abbiamo già messo tutte le nostre cosine. Basic direi, molto normale, però c'è tutto quello che serve. Qui ci sono altri due armadi. E uno, due,